inciviltà mista ad inefficienza del servizio di raccolta. I cittadini di Torre del Greco continuano a denunciare problematiche relative alla situazione dei rifiuti. In particolar modo, la cittadinanza rileva criticità nelle zone periferiche, dove la mancata sensibilità ambientale dei residenti si associa, a detta dei cittadini stessi, ad inadempienze dell'impresa di raccolta. Questa mattina le telecamere di TV City hanno raggiunto il centro storico per raccogliere le opinioni dei torresi. Come trova lei la città in questi giorni? Ne vedo in più di un punto di immondizie non rimosse, ma non so se le ditte, gli assessori, il sindaco, che decisione abbiamo preso, non lo so. Nelle zone più periferiche, sacchetti lasciati per strada, rotti, cibo che esce dalle buste, e poi comunque sono anche cittadini, come si suol dire, incivili. In questo mondo così bellissimo e ci permettiamo ancora di offendere la natura, dovremmo riguardare un po' le nostre posizioni di qualsiasi ceto sociale. Cioè, se vai a dire vicino a qualcuno alle volte, o anziano di media età, ma quest'ora buttate la spazzatura, la prima parola che c'è a Torre del Greco qual è? Fatti i fatti tuoi. E non è giusto. Se io dico una cosa, perché la dico? Perché dobbiamo saper vivere in società, dobbiamo essere puliti, dobbiamo dare educazione ai figli. Queste cose qua non si fanno. Se questi signori fanno il loro mestiere, vengono pagati, perché non si riesce, diciamo, a sopperire a questo grandissimo problema che dura da anni? I rifiuti lasciano un pochettino a desiderare, specialmente la zona mia, che è via l'Ungheria, e capita spesse volte che ritirano i bidoni forse per pulirli, però non è che il giorno dopo li rimettono, o li rimettono dopo 4-5 giorni, e quindi siamo costretti, diciamo, alla spazzatura di buttarli in altre strade. Come vede la città lei in questi giorni? In questi giorni vedi che sono troppo monnezzi, e poi ci fanno pagare sempre la montezza un sacco di soldi, non si prendono mai a pigliò, dice che si prendono a pigliò. Poi quando chiamo una cosa ecologica, dice c'è un matarazzo, c'è una cosa, uno non tiene la macchina, non la può portare, e non se la viene a prendere mai, dice sì, si pigliano un numero di tutte cose e poi non vengono mai. Il classico degrado che si vede nelle città della Campania, rifiuti sparsi un po' ovunque, quindi chiaramente sinonimo sia di inciviltà da parte della gente e sia di, diciamo, inefficienza del servizio di raccolta. Quindi queste sono le caratteristiche. Ha delle aree critiche da segnalare? Ma proprio la periferia, venendo qua, ho visto proprio degli accumuli un po' più avanti, ai confini con Ercolano. Poi molto degradata è pure la zona di Piscopia, via Piscopia, la zona del porto, ma anche il centro, sembra anche la circonvallazione. Via, che ne so, San Giovanni Battista, tutte. Io vengo spesso a Torre del Greco per motivi miei, avrei di lavoro, e vedo che purtroppo la città presenta molto degrado per quanto riguarda le immondizie.